Allora, si era interrotta un attimo la diretta. Ovviamente non è mai ripresa. Allora, aspetto un attimo perché si era interrotta la diretta e poi dopo non so che era successo. Proseguiamo poi, vediamo un po'. Hey, hello there. How are you folks doing? Those restricted area signs don't do a damn thing, huh? E qui dentro non ci siamo andati ancora. Vedere cosa c'è. Una pagina. Che cosa? Nota di manutenzione. Chiari segni di manomissione. Il segnale è stato reindirizzato a una trasmissione non nostra. Ah no, un trasmettitore non nostro. Ho fatto in modo che gli avvisi arrivano a noi. Ma non c'è dubbio che sia preoccupante. Compilerò un rapporto del dipartimento. Per il dipartimento indagini. Lascio questi appunti nel caso in cui altri dovessero occuparsi delle riparazioni. Se stai leggendo, controlla se c'è stata manomissione. Forse sarebbe meglio mettere tutto intorno a una copertura metallica più sicura, in modo da impedire ai procioni di fare danni. Credo siano stati i procioni. Credo che siano stati quelli là. Allora. Cos'è qua? C'è qualche indizio qua. Kids lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Siamo tutti sulla stessa barca, eroi. Ti auguro una giornata eroica. Frammenti di manoscritto. Ok. Porta pranzo di Alex Casey. Miglioramento arma? Che senso miglioramento arma? Ah, abbiamo due pezzi del manoscritto. Un altro colpo alla testa, più proiettili. Ok, quindi dobbiamo trovare anche questi collezionabili. Ok. Questo? Hello, Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? Sei dell'omicidio? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's Sauna da Vista. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking. Ah, questi sono quelli là della televisione. Ok. Cos'è quella macchina? What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. Il Federal Borno
of control. Steven, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. Il maglione l'ha fatto mia madre. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. That's all I've got for the moment. Allora, proseguiamo. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. Oh, possiamo usare la torcia? Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Allora, troviamo Nightingale e poi... Monsters, overlaps, rituals. What do you make of all of this? The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around, learn what this ritual is. Proviamo Nightingale e poi... After we find Nightingale, what then? I've never arrested a monster. I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Light worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Con la luce, ho capito, però... Non è che è così semplice. Ma dove devo andare? Ah, eccolo qua, vedi? Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Okay, dove just sono le impronte? If anything comes up, I'll radio you. Salve, signor Dave. Salve. Ma sai che mi si è ribloccato un'altra volta OBS? È il coso per le dirette. Comunque, questo gioco è fantastico, eh. Sto seguendo i piedi di questo. Mamma mia, i salti che ho fatto. Mi dica se si blocca la diretta, che non si dovrebbe bloccare. Se mi si è bloccata a me perché ho fatto un pasticcio con OBS. Oh. Che brutta cosa. Meglio così. Ma i piedi andavano qua, no?
Aspetta un attimo, voglio fare qua perché non ho capito perché la grafica... qua qui. Ok. The tracks lead into the water. Where'd you go from here? Questo ha fatto le... Secondo me l'ha fatta apposta. Lui le fa apposta. Portangoletti tua. La presenza. Nightingale isn't far. Qua è pericoloso, eh. Aspetta, però mi dice... che niente. Abbiamo preso? Non mi sa che è il caso di prendere la pistola, proprio per... Le impronte, dove sono andate a finire? Io sto andando bene qua, boh. Ah, là dentro. What is that? Seems like it's reacting to the light. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. Sì, prima stavano al contrario. Puoi attivare il potenziamento torcia per infliggere danni maggiori all'oscurità e perforare la sostanza oscura. Ok. My flashlight burned the dark. Vabbè, qua me l'aspettavo. It was covering another page. Sì, sì, tipo sì, no, però la visuale sì, però è molto più bello secondo me. Perché tanto adesso lo scopri perché. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga. As if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. Trova witch hut. Quello è un... è un uomo grasso. Che è morto. E praticamente... cioè, è stata una setta che non si capisce bene. La setta del cervo. Che l'ha uccisa, che l'ha ucciso e praticamente non si sa il perché. Poi dopo si è risvegliato all'obitorio e ha fatto fuori tutti i poliziotti. Però sono all'inizio, perciò non ci sto a capire niente. Allora, trova che diceva, trova Witch Hat. Chi è? Chi lo conosce Witch Hat? No, no, mamma mia, sei inquietante. Brutto, brutto, Che gli hanno aperto praticamente il torace, gli hanno messo una pagina dentro al cuore, gli hanno levato il cuore, gli hanno messo una pagina dentro al torace, tutti i lividi, chimosi. È bello, bello inquietante. È uscito 3 giorni fa. Ciao, Peppo Faceless! Alan Meme! Alan Wake. Hanno fatto l'autopsia. Sì, sì, l'abbiamo fatta. Proprio prima che è successo un macello proprio là nell'obitorio. Però io mo non so dove... Ah, però i piedi... No, i piedi non ci servono adesso.
Che quello è tornato là. Allora, trova Witch Hat. Tu, Peppo, ci hai giocato a sto gioco? Magari mi puoi dare una mano. Qui c'è qualcosa. No, è la luce del sole, forse. Boh. Però il manoscritto, perché poi c'è il tabellone del caso, guardi, signor Dave. Cioè, per rendere l'idea, no? Eccolo, ecco, questo era morto e abbiamo fatto tutte le cose che fanno gli investigatori dell'FBI, no? E da qui abbiamo fatto, stiamo seguendo il caso per scoprire tutte le cose. E quell'uomo grasso si chiamava Nightingale. Vediamo. E Robert Nightingale, ecco qua. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Dove è andato Nightingale? Perché è successo tutta questa affare qua? Che si è risvegliato senza il cuore, cioè tutta roba. Alla orme dirette verso la foresta. Vediamo. Right. Prima queste impronte non c'erano. Nightingale è passato da qui. Sono sulla strada giusta. La pista... Eccola, adesso ci libera la cosa. La pista Nightingale ha portato un'altra pagina. E Alan... si chiama Alan Wake. Da quello che ho capito io non ci ho giocato al primo. Però era uno scrittore scomparso. E nel primo si raccontava che lo andavano, credo, a ricercare, ma non l'hanno mai ritrovato. È quello che appare quando ci sono questi manoscritti. Almeno io l'ho capita così. Light is the key to stay safe, but for something more to be revealed as well. Ciao Two-Face, ciao, benvenuto Lurk, grazie, grazie. Lei fa sempre il Lurk, ma mi fa molto piacere. Ma lo so, è stanco lei. Anche lei sta qui su Twitch. Poi il lavoro e tutto il resto. Grazie del Lurk. Allora, Nightingale ha un nome inquietante. Tutto è inquietante qua. Io sono zompato 5 volte, mica una, 5. La luce intensa fornisce protezione. Tieni gli occhi aperti per altri posti come questo. Infatti questo gioco io lo porterò tutte le sere da oggi in poi. Basta gli altri giochi, porterò questo. E voglio finirlo per bene con voi. Saga che siamo noi, trova un rifugio oscuro. Il fusibile era al suo posto, l'aveva trovato nella foresta. Saga varcò la soglia di Witch Hat, perché tutti questi manoscritti, veramente, Dave, ti faccio riassunto. Praticamente noi ogni volta che facciamo... che accade qualcosa e tutto ciò è già scritto su questi manoscritti, cioè racconta la storia nostra, però ancora che la dobbiamo vivere. Quando poi andiamo a lei, Saga va a leggere il manoscritto, esce fuori che è già stata raccontata questa storia di noi che stiamo facendo al presente. Cerco, spero di essermi spiegato. Era familiare, non riusciva bene a definire, era qualcosa che aveva dimenticato da tanto tempo. Cercò di concentrarsi, ma era già sparita. All'interno c'era una luce intensa e oggetti che saltavano all'occhio rispetto ai teschi impolverati di animali e al calderone. Come se la luce li avesse fatti manifestare, come se li avesse tirati fuori dall'oscurità. Un cambio nella realtà, pregno di significati nascosti. Un termos di caffè, una scatola, un straccio e un... con un secchio, un poster sul muro e nell'armadietto un'altra pagina del manoscritto. Allora, profilazione di Nightingale, vediamo. La sovrapposizione, che è tipo Stranger Things. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place and the dark place. You're in over your head. Next stop, Caldera Street Station. Caldera Street. Like a doorway leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree.
Witch's ladle? Mamma mia, altro che. I need to find the witch's hut. Quello l'abbiamo capito, ma dove? Dove dobbiamo. Dice la caldera stella. Io provo a tornare indietro, non si sa mai. Secondo me là sull'albero era. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. No, okay. No. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. Tecnicamente non so dove andare, mo. Oh. Cercheremo di capirlo. Oh, c'è un indizio. This carving looks fresh. Ok, dello stesso ciondolo che abbiamo trovato. Secondo me dobbiamo tornare lì all'albero. Ma per forza proprio. Allora, le orme portano lì per forza, perciò forse dobbiamo. Vabbè, là sopra non credo che dobbiamo andare lì. Io sono mossi i rami, eh. Però voglio andare prima di entrare al lago, là. Pure che due cazzotti è un albero, cioè. Allora credo che sia lì su, arrampicandoci là sicuramente. Vediamo un po' se è vero. This is the witch's hut. Oh, vedi? Riaccendi le luci di Witch Hut. Trova un fusibile nella zona. Non ho letto. Nella zona circostante. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. Ok, manca un fusibile, appunto. Non so voi, però io con le cuffie. This fuse is busted. Allora, quello è fuso. Venerdì, oggi Midge mi ha detto che la sua famiglia se ne va. Cavolo, non le ho ancora neanche detto che mi piace. Lei, signore Dave, sta ascoltando sta cosa? Ormai a che serve? Ha detto che i suoi genitori vogliono cercare dei lavori migliori e mandarla in una scuola migliore in una grande città. Direi che ha senso. Chi vuole restare nella stupida Bracket Falls? Poi, domenica, gliel'ho detto. Mi ha risposto grazie. Vaffancina. Lunedì. Stanotte sono uscita ancora di nascosto. Sono andata alla grande casa vicino al lago. Invece di guardarla da qui come faccio sempre, invece di restare con le mani in mano come sempre, al diavolo. Comunque lì dentro succede qualcosa di strano.
voglio scoprire cosa. Ritornerò domani con l'attrezzatura migliore. Scommetto che riesco a trovare il modo di entrare e fare qualche foto. Sarà epico. E poi è morto. Ok. Forse è morto, non lo so. Ma sicuramente servono queste cose. Attenzione, caro, è vero, ha ragione. Ma la tensione, ha ragione. Questo one looks good. People should really stop littering, though. Le mie origini doppiatore. Dobbiamo accendere le luci. Oh, qua. So che a volte qui la situazione si fa difficile, ma se dovessi avere paura, ricordati che Alan veglia su di noi. Detto bene? Quando ho paura, lei deve sapere, e anche gli altri lo debbono sapere, che ho paura e quindi tendo a tremare la voce. Là il fusibile, ok. E luce fu. Un po' di pathos. Il pathos viene. Witch Hut. Qui viveva la strega di Cauldron Lake. Attenzione. Il suo spirito potrebbe ancora infestare questo luogo. Va meglio così? Lei starà ridendo. Grazie. La sala relax è un luogo in cui puoi salvare i tuoi progressi. E ho aggiunto i tuoi. Another page. Un'altra pagina. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. Alla fine devo leggere come legge questo. Allora. È un pochettino, è vero, un pochettino ci assomiglia veramente, ci assomiglia, dopo lo fanno vedere, credo. Ah, qui è la casa nel boss. Ah, salvataggio rapido, ok, G, manuale. Dai, facciamolo qua. Primo nostro salvataggio delle 2 ore e 3 minuti di gioco. Mannaggia che la precedente diretta è andata male. Cioè male, è andata bene, poi si è bloccata. Allora, mi sa, dobbiamo andare qua, tabellone del caso, esatto. Allora, dove è andato Nightingale? Nightingale è dentro una sovrapposizione. Witch Hater, è un portale? Necessario il rituale? Oh. Allora, i casi... Ah, questi casi... Porta pranzo di Alex Casey, omicidi di Cauldron Lake. Ah, questo no, oddio no, ho sbagliato. Allora, e questo per forza deve andare lì. Witch's Hut seems to be describing some kind of ritual. Che rituale è? Se lo sblocca con le pagine. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? Il cuore di Nightingale è scomparso dall'obitorio insieme a lui. Come faccio a trovarlo e chi è questa strega? Qua, qua. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Rituale: dare cuore a strega, recitare parole, strega, cartello. Cartello. Witch Laid, dove è il cuore? Parole illeggibili.
Però forse qualcosa qui c'è. I casi dei punti di interesse tengono traccia delle informazioni degli oggetti acquisiti da Saga per mostrare più presto. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Mamma mia, qua non si finisce mai. No. Ma io a casaccio li sto mettendo, non lo so. Ok. No? Come niente qui? No, tutti là li abbiamo trovati? Zona Cauldron Lake. Esatto. Casi. Omicidi di Cauldron Lake. Dobbiamo rivedere i casi. I Booker hanno descritto diversi assalitori che indossavano maschere da cervo. Cantilenavano e hanno fatto a pezzi il tizio con dei coltelli. Think. Significa gente. Ah, ok, qua profilo assassino. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. Ci sono di più. Ok, pagine del manoscritto, ma non finisce mai. Witch's ladle, towering over Saga, watching her and the witch. The image of the witch in the sign. Nightingale's heart, a cold, dead lump in her hand. Her definition of sanity had changed since she arrived in this town. But she trusted the pages. Was forced to. Saga addressed the witch. She squinted to read the first part of the ritual words, the smudged line on the heart. The second part recited from memory, the words she had read on the page. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. This was the key. The tree was the threshold. E mi fa ridere lì il coso, là le... il gufo. La profilazione di Nightingale, dai. Il cuore. I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? Cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Il cuore dov'è? Nightingale's heart. Where is it? While they played cards in the general store, the witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store, in a fridge. Frigorifero. Perché lei, signor Davis, se c'è ancora, sta entrando nella mente del serial killer. Un po' come... come il silenzio degli innocenti, diciamo. O true crime. Ok. Quindi dice all'Emporio. O adesso... l'Emporio. Roger, eccolo qua. I followed some ATV tracks in the woods and got a bit turned around. Did you get lost? I've only been lost once in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Ok, mappa. Dice, qui punto di interesse, assolutamente qua è. Perciò da qui, da Witch Hut, dobbiamo scendere qua. Almeno sta qua, però dirigiamoci meglio. Credo che sia qua il discorso giusto, vediamo. E sì, giro di qua e scendo. Ok, all'incontrario dei piedi qua di questo.
Lei c'è, signor Dave, lei c'è. Mi dispiace per Philip Duranti e il Sus. Nightingale mentioned the general store. Che non ci sono, non so se ci sono. Il Sus forse. L'Emporio, abbiamo detto. Porta di qua. E il Sus c'è sempre, ma non parla. Se sta prendendo il gioco, mi fa piacere. È il mio obiettivo. A me mi sta prendendo il gioco, però a colpo. Namo. Dai! Siamo tutti di Roma. Com'era, signor... No, aspetti un attimo, signor Dave. Stavo dicendo qualcosa, ma... il triangolo, no? Non l'avevo considerato. A creepy twig sculpture? Com'era, signor Dave? Che mi importa? Forza Italia! Namo. Namio. Ma perché lo devo dire in corsivo io? Io l'ho capito a lei, Ce lo devo dire in corsivo. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Accendi la luce. Ma io lo faccio, lo faccio in corsivo. Namio! Allora. Ma questo non è l'emporio, questa è una casa. Però tutti questi simboli. Manoscritto. Cari intrusi, voglio darvi un avvertimento. Dicono che il lago sia una caldera, qualcosa formato da un vulcano in eruzione o dalle voragini create da esso. Ma se non fosse così, se fosse qualcos'altro, qualcosa di meno naturale e più artificiale, di intenzionale... Io dico che il lago non si è formato, ma è stato progettato. Mi viene in mente di di quello di 2012 qua, E che è uno scopo. Il lago è un nascondiglio. Sotto la superficie calma c'è un macchinario segreto pronto per essere attivato alla pressione di un pulsante. E chi ha accesso al pulsante si trova in quella grossa casa vicino al lago e si prepara. Lo sente. Primo disegno, linea di galleggiamento, la vera caldera è creata da un vulcano lava. Secondo disegno, linea di galleggiamento, struttura attrezzata, strani macchinari. Mamma mia. Sembra quello là di 2012. Vedi, bravo, grazie, siete il corsivo, vero? Il signore El Sus è ipnotizzato dal mio Twitch. Allora, l'emporio non è questo, allora. Dove siamo? Vedi, non è questo. Siamo entrati in una casa a caso. L'emporio sta qua sotto. Sotto, mi pare. Ah no, un'altra orta con sti piedi. Non è qui.
Oh, mi sto perdendo, mannaggia la miseriaccia. La di qua non era. Ah, meno che di qua, può essere. Mi sa di sì. Credo, boh. Da qualche parte si andrà. È qua. Tutto sugli UFO. La guida definitiva, l'avvistamento, oggetti volanti non identificati. Cioè, mancano solo quelli. Lo scrivo nel caso in cui dovesse accadere di nuovo e me ne dimenticassi. Ho di nuovo provato quella sensazione. All'improvviso all'1:15, dopo aver finito la mia ama sotto la veranda della roulotte. Cos'è la... Ah, l'amaca? Potrebbe essere? Oh. Ho acceso l'auto e ho iniziato a guidare per inseguirla. Notte stellata. Vabbè, questo ha visto l'UFO, dai. Non c'entra niente con... Oh, un'altra scatola dei Casey. Che ne pensi del lavoro a maglia eroe? L'ho fatto apposta per te. Vabbè, abbiamo scoperto una cosa. Non ho capito come faccio ad andare sotto. Stiamo allontanando parecchio dal luogo. Forse dobbiamo andare sotto da qui. Oh, qui è cancellata. Io li ho visti gli UFO. Una volta sì. Dico la verità. O almeno mi parevano che erano UFO. Qualcosa era. Però non ci voglio pensare, se no mi metto paura. Allora, andiamo di qua sotto. Qui si stanno sotto, quindi tutta sta stradina strana. Andiamo un po'. Ma qua già c'era andato in realtà. Questo è l'emporio. Però diceva che... Vedi, non è... Cioè, qui, emo. Lunedì 3 settembre. Qualche attività sospetta rilevata. La sentinella è sembrato di vedere dei movimenti tra i cespugli. Erano delle impronte in zona, ma alcune sono state compromesse dalla sentinella. Nota per me stesso. Addestrare la sentinella. Martedì 4. Niente da segnalare. Qualche animale normale. Mercoledì 5. Cacciatori in giro dopo il tramonto. Bracconieri? Ho sentito qualche sparo. Non era uno dei nostri. Meglio tenere d'occhio questa gente. Non ti rende conto del guaio in cui si sta cacciando. Secondo me una di queste sere lo trovi alla finestra che ti guarda. Ma chi? L'UFO o l'alieno che pilota l'UFO? Se mi guarda un UFO sarebbe spettacolare. No, devo entrare di qua sicuro. Si è sentito un suono strano. Stangoletti tua. Io però così mi sento male. Cioè, sono saltato anche col personaggio. Uno, tre.
Attiva il potenziamento torcia per perforare l'oscurità che circonda i nemici. Vai. Schiatta. Se può fa. Oh. Che cos'è? Viva. Cos'è star? A cultist, a monster, like Nightingale. Mi sono spaventato, sì. Ma cos'è qua? Munizione, pistole. Allora, usare antidolorifici, CTRL, ti permette di curarti. Gli antidolorifici sono rapidi da consumare, ma ripristinano meno salute. Vabbè, fatto CTRL. Mamma mia, ti mette i colpi sto gioco, io non scherzo. Cioè, sembra che faccia apposta, ma no. L'ho fatto? Mamma mia. Che è sta roba? Con le cuffie è spaventoso, sto gioco. È spaventoso, è jump scare. Altri fogli? Pagine del manoscritto, poi andremo a vedere. Proiettili? Che cos'è qua? Perché c'era il cuore, certo. The text on the heart is clearer now. Legible. Perché hanno inciso, hanno scritto sul cuore di sta persona. Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con furore. Si capiva che cosa c'era scritto su questo cuore, ma adesso sì. Mamma mia. Porta pranzo di Alex Casey. Vabbè, questo lo metterei quasi, capito? La nota dice che lavora a maglia apposta per me. Come fa a sapere che lavora a maglia? È solo una coincidenza? Perché tutte queste cose che troviamo riconducono a lei. Perché? La setta dell'albero. Mamma mia, tutti i casi qui. I need to know more about the code of the tree if I'm going to shut them down. Ok, mi ho preso tutte quelle foto, è stato utile, quindi. Ora vediamo qua. Che tipo di setta è? Gli adepti indossavano maschere da cervo, potrebbe essere questa? Sì. Psicologia della setta. Triangolo inciso sul tavolo in cui è stato rinvenuto Nightingale. Vediamo se può essere. No. Scopo della setta. Delle persone? A caso. Vedi, si scoprono cose. I casi storie accumulano indizi più argomenti più ampi in via di evoluzione. Rituale della setta, cos'è? Ok.
Addirittura nel rituale dovrebbe essere questa? Oh. No. Chi è coinvolto? Mia qua. Chi è della setta? Simboli della setta, ok, questo quindi dobbiamo metterlo qua. Facciamo altri tre, probabilmente. Allora, Casey, la setta dell'albero esegue i rituali per creare mostri, e quello si era capito. Quindi, psicologia della setta potrebbe essere... No. Addirittura chi è coinvolto? Della setta, ok. Poi lui... allora questo è il mostro. Pure io dico, non può essere un simbolo lui. No, no. Nightingale, unica vittima a trasformarsi in un mostro, perché... Altri casi, omicidio di Cauldron Lake, vedi, escono fuori cose. Mia quanto abbiamo risolto fino adesso. Parole, ah ecco, le parole sul cuore. Sounds literary, but what does it mean? Dall'altro lato dello specchio l'onda si infranse con... Ti ho portato il cuore, strega, mostrami il terrore. Mostrami il terrore. Il cuore è da qualche parte nell'emporio. Vabbè, qui. Quel cuore, ok. L'abbiamo trovato. Mi sembra di aver visto un emporio abbandonato vicino al luogo di... Obiettivi ora. Segui le tracce di Nightingale a Cauldron Lake. Ok. Esegui il rituale per aprire la sovrapposizione. Cerca il cuore all'emporio. Vado. Ah, forse... Ah, perché non dobbiamo prendere. Ok. No? I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. Segui il rituale per aprire la sovrapposizione. Makes total sense. Ok. Qua c'è il fucile. Qua che c'è scritto controllare con dea bendata la cassa. Controllare con dea bendata la cassa. Ricordi? Alla cassa. O abbiamo ampliato l'inventario? Alla casa. Ok, dea bendata alla cassa, quindi dea bendata fortuna. Dea bendata. Madame Agnizesca. Lettura della mano e sfera di cristallo. Interpretazione dei sogni 202-555-0137. Qualcuno me lo può scrivere in chat, così mi appunto ste cose. Eh beh, però mo guardalo. El sus, guardalo. Mi sta intriga che non avete idea. È bello, è bello. Poi con le cuffie te lo consiglio, eh. Te lo consiglio con le cuffie, veramente è bello. Qualcuno che mi scrive 202-555-0137, tutti questi codici che andremo a prendere qui? Ah, anche questi, 705, 713, così me li ricordo. Grazie, Zeus. Scrivimi anche questo se vuoi. Così me li ricordo, andiamo a aprire quella cosa lì, che c'è per fuciletto. 705... Ok, grazie il Zeus, andiamo qua. Eppure l'otto, dai, così vinciamo pure all'otto.
chiudiamo tutte baracche e baracchini e andiamo a fare la bella vita al mare. 05 13 17 23 39 45. Me e molto altro vi dà anche i numeri. Giocateli. No, non giocateli, ragazzi. Non voglio essere promotore di queste cose. Non sono uno scommettitore, ecco. Allora, vediamo il scooter. Dobbiamo fare qua. Codice. Allora. No. Potrebbe essere 723. Ma no, già c'è. La 705 dice. Devo premere? 705, 71. Ah, però aspetta, è una sequenza. 705, 713 e 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allora, 8 di differenza. Poi diventano. Sono numeri trovati dentro qualche autogrill, può darsi, quelli che no, potrebbe anche essere quelli delle vecchiette che anche l'hanno giocato, hanno vinto, invece poi non se ne sono accorti dai bagni dell'autogrill. Allora abbiamo detto da 5 a 13 sono 5 arrivi a 10, 11, 12, 13, 8, 7, 13, 7, 17, 14, 15, 16, 17, e so 4, 19, 20, 21, 22, 23, 6. Io però può essere 8, come ho detto. Ho riconosciuto il numero di... Dai ragazzi. Allora, abbiamo detto 8. No, 8, 13, poi ho detto no. Com'è il codice? Allora, lo vedo qua sulla chat perché ormai siamo andati avanti. Non fa niente, la vedo qua, lo sto vedendo. 705, 7113, cioè 713, 717, 723. E come continuo? 723. Qua. 723, perché è una sequenza di... 7.30 può essere. No, 30 no, dai. 7.23 dice. 7.23. Però diceva pure di aggiornarlo. Sette e cinque, 7.13 e 8. Allora, 8. 8, 4, 8, 4, 6. Vediamo se 8, 4, 6, se la mia intelligenza... Ma che? Controlla con dea bendata. Ah, però dea bendata era fortuna. Erano i numeri all'8. Cinque, 13, 17, 23, 39, 45. Che mettiamo? Cinque e 13, boh. Qualcosa deve essere, dai. 0, 1, 3, 7. Io sto facendo i numeri. 0, 1, 3, 7. No, 3,
Allora, lei dice qua, no? Lei, lui, quello che sia, controllare con Dea bendata alla cassa. Quindi fa riferimento certamente ai numeri. Questi qua. Tanto qua c'era qualcosa? No. Forse sì. Ah no, per chiudere la porta. Allora, Dea bendata è questo. These numbers match the ones on the lotto ticket. Sono uguali al biglietto. Ah, 5, 13, 17, 23. 5, 13, 17, 23. Mamma mia. E quindi... Ah, là, il 7 c'è. Il 7... Allora è 39 e 45. No, 7. E non è 7 e 23, eh? 7 e 39 o 7 e 45? 39 e 45. 39 e 45. Che faccio? La 7 è 39 o 45. Eccolo qua. E mo c'è il fuciletto, eh? Puoi assegnare le armi negli slot rapidi dell'inventario. Puoi assegnare agli slot rapidi anche gli oggetti curativi, le armi e lanciabili. Ok. Lì. Ah, ok, però non so come attivarlo questo, che è come coso lì. No. Ok. Oggetti, frammenti di manoscritto, ok, però non mi ricordo come si faceva. No, vabbè, tabellone del caso, tanto non mi pare. Cuore conservato in un frigorifero. Dov'è il cuore? Questo? Ok. Found the heart in the fridge, just like the page said I would. Va bene. Saga dell'Emporio. So toward the broken door. Her gun ready. Flashlight aimed ahead. Nightingale said it would be here. The Cauldron Lake General Store was overgrown, left to rot. Saga thought about the cult of the tree. They had been here, waiting, planning a gruesome ritual murder. Meanwhile, they played cards in the general store, like it was just another late-night poker game. Saga stepped closer to the door. Had the animal broken it? There was a loud crash. Saga found herself face to face with a cultist, a hulking figure in a raincoat. We watch in the night, wild eyes behind a plastic deer mask, an axe in his raised hand. Quello che ci è successo, incredibile. E dai, Elzu, siamo presi il fucile. Allora, qua non dobbiamo fare più niente. Io adesso il Godi non so chi lo potrebbe vincere, eh? Adesso è Baldur's Gate per i videogiochi, però secondo me... Allora adesso gli obiettivi quali sono? Esegui il rituale... Ah, nel cartello della strega, è vero. You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. Okay, okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. But it is exciting. Dobbiamo mettere il cuore lì. Ma che figata.
Allora, però il cuore, ma vediamo un po' dalla mappa che non vorrei sbagliarmi. La sala relax, il contenitore dovremmo andare a salvare, in realtà, però no, dobbiamo andare di qua in realtà e poi scendere giù. Però se moriamo poi forse è meglio andare a salvare. Qua dai, andiamo a salvare. No, da qua sopra. Salvataggio manuale. Facciamo. Ok. Si riparte. Però io mi ricordo che c'era, oltre queste orme qua, ricordo che stava dentro l'acqua quella cosa. Ce n'erano due. Lì c'è la luce, perciò c'era il cartello qua. Mamma mia. Quanti sono? E allora la luce non possono vedermi. Come fai a ucciderli mo? A te. Oh! Mannaggia a te. Sono morti. Siamo morti, è perché abbiamo poca vita. Quella poca vita che... Mannaggia. Beh, ripartiamo da qua. In realtà adesso abbiamo molta più vita. Vabbè, sappiamo già dove dobbiamo andare. Però... sembra di qua.
o no? Dall'altra parte. Però oddio, ucciderli due è difficile. Tanto. Ma non muoiono. Vabbè, però manco così, eh. La storia non va così. Fantastico il gioco che ci dice che no. È tosto. Perché devo capire il meccanismo. Qui. Devo solo che capire il meccanismo, perché la luce e poi... Allora, intanto la pistola è quella più adatta, perché abbiamo pochi colpi. E la luce, fargli il buco lì nel torace e boom. Quello è. No, sbagliato strada mi sa. Oh, era di qua? Perché sto sbagliando strada? Era di qua. Devo fare il buco e poi dopo basta. Però ce ne stanno due, quello è il problema. Guarda quanti sono. Ma diventa... È tosto veramente. Ripartiamo da qua. Pure avrei con la doppietta. Boh. Però dopo ne abbiamo solo due colpi. Con la pistola è tosta.
Perché poi io ne ho visti due, però secondo me sono tre. Però allora, la vita forse l'ho recuperata un po'. Come vamo? No, porca. Sì, andiamo. Non ho più la luce. Ah, perché l'ho levata? Il cuore. Mettiamo il cuore, vediamo come va a finire. Probabilmente abbiamo saltato il combattimento in questo modo. The wave crashed on the far side of the mirror. I brought you the heart witch. Show me the terror. Abbiamo evitato il combattimento. Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey, do you read me? Fuck. Okay, Saga. Going in solo. Era pericoloso fuori, figuriamoci dentro. Logan? Logan! Where are you? Te fa coinvolgere. Logan's back in Virginia. You're imagining things. Dove devo andare? Questo è l'albero. Siamo appena passati qua. Ma forse è là sopra. Vedo passaggi io in realtà. Non credo che sia di qua. Così esci. Bravo, così. Di qua no. Sentiero, dove sta?
possibile che non si veda il sentiero? Lì è l'albero e ci siamo. Penso gli arbusti qua? No. Che dobbiamo arrampicarci da qualche parte che non riesco a vedere. E devo tornare veramente indietro dall'albero. Magari c'è una cosa riflessa, diceva. Vediamo. Mi dice partita salvata. What was that? Wait. Did I get turned around? Vedi? No, this is right. This place is looping. Like a nightmare. Si è ripetuto, infatti è ripetuto qua. Però c'è questa cosa d'ombra. Un altro manoscritto, mamma mia. Ora va. Find Nightingale. Come se fossero tante dimensioni quell'albero che non vedo più. Mamma mia. Oh, faccia la miseria. Ah, fa spaventare veramente, eh. He's here, Nightingale. Poi diciamo che mezzo sono preparato, ma sicuramente al primo. Missione fuggire. Pericolo. Who is that? It's like they're coming in over a bad signal. Le cuffie mi sa che le tolgo, eh. Con le cuffie è bello tosto. Però bello, come il concetto proprio del gameplay è bellissimo. Mostrami il clicker. Ma lui sta là, eh. Sentito con le cuffie. La direzionalità va appunto a sinistra.
Eccolo. Troppe munizioni. Però c'ho quell'altre. Ma non gliela faremo mai. Mi dici che riparte da lì, eh? Mettiamoci subito il fucilone. Lancia la miseria. Il coso rapido non sono capace. Non so come si apre. Ah, ok, così. Allora facciamo... Ok, ora ho capito. Passiamo da un'arma all'altra, dai, ci proviamo. Però ma non spara lei. La storia non va così, no. Angoletti tua. Shit. Run! Via, via. Andove? Di qua? Cambiamo più la vita, però. Rieccolo. Rieccolo un'altra volta.
so dove sto andando, eh. Io ci sto andando fuori da casa sua. Sangoletti tua. Ma dove? Ci arriviamo, cioè non so, preso tre volte questo sconfigge. Rieccolo. Un'altra volta. Però non abbiamo proiettili, mo. Via, 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 via. Credo che sia la soluzione più possibile questa, però. È morto. Tosto, tostissimo. Grande Sus. Who are you? What is this? Who are you? You hear me? I'm Saga Anderson, FBI. Era Wake, questo. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? I'm trying to escape. In danger. The
dark presence. Danger. Thanks. Got it. Hey! Ti ha ritrovato Alan Wake, eh? Potrebbe essere, eh? Credo che nel primo episodio non si trovava. Boh. Are you okay? No, no. Oh, fermate. He got out with my face scratch. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. First things first. What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer, I... Wait. Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Mamma mia. Mamma mia, che roba. Bellissimo. Anderson, where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding just disappeared. A crazy forest. Is this who I think it is? Casey, say hello to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Okay. Okay. How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. Allora. A bit of a hike to the car, Wake. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Ok, io direi che questa diretta può finire qui, perché veramente questo gioco lo riporterò domani sera alle 8:30, sicuramente dalle 8, sì, dalle 8:30 fino a mezzanotte domani, come abbiamo fatto fino adesso con le due dirette. Abbiamo fatto purtroppo quella diretta di prima, è andata un pochino così, verso diciamo la fine. Però domani la facciamo tutta sparata perché è un gran bel gioco. Dai, non vedo l'ora. Grande il sus, eh? Allora, possiamo finirla qui. Hey Casey, what's the forest favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the... A triangle. I don't get it. Yes, you do. Ok. La possiamo finire qui, grazie a tutti che siete entrati. Two-Face, Dave, il sus, Filippo Duranti... Che poi non è rientrato probabilmente perché non se n'è accorto, oppure stava facendo altro, è uguale, non fa niente, Peppo, Faceless, e tutti quelli che entrano in diretta, che guarderanno questa registrazione su Twitch, e poi su me molto altro su YouTube. Veramente grazie, ci rivediamo domani di pomeriggio, probabilmente con giochi a caso, che poi dopo sceglierò Final Fantasy X, FC24, Baldur's Gate 3, andremo a vedere domani. E niente, vi saluto, buonanotte ragazzi e...
fate i compiti, vabbè, fate i bravi e ci vediamo. Allora faccio così e bottoncino magico, ciao. Thank you.